Ma buonasera, benvenuti in questa nuova live. Salve, datemi un secondo che devo ancora. Oh merda, sti cavoli di volumi. Devo ancora preparare una cosetta, arrivo. Stavo facendo il backup del mondo. Ok, adesso dovremmo esserci. La gattina iniziale, come al solito, ma dovremmo esserci. Ok. Allora, ci siamo, cominciamo? Buonasera a tutti. Benvenuti in questa nuova live della Survival anche oggi. Buonasera, buonasera. Siamo qui nella zona dove abbiamo lavorato ieri con i due Alley. Ho aggiornato il gioco, dato che oggi è uscita la nuova versione, sottoversione. Ci sono gli alert, ok. Bentornato Dark, grazie dei 40 mesi. Ho aggiornato il gioco e ho dovuto fare un backup al volo che mi stavo dimenticando, perché se no, come sapete, possono esserci problemi. Allora, ancora 8 mesi, saranno 4 anni. Zio Pera, come passa il tempo. Mamma mia, Dark, mamma mia. Che strano leggere Zio Pera. C'è ancora qualcuno che lo usa, quindi. Allora, ti è arrivata la emote? Sai che io non lo so, a voi è arrivata la emote? Ho visto già un po' di creeperini in chat. Adesso vediamo. Vediamo se mi è arrivata la emote. Oh sì, mi è arrivata la emote, eccola. Si gode. Allora, ragazzi, c'è una nuova emote che si droppa per l'anniversario di Minecraft. Dovete guardare 5 minuti di una live Minecraft. In questo modo, droppate. Cioè, ottenete la emote, che però non è detto che vi arrivi subito. Potrebbe arrivarvi anche domani, comunque entro il 31. Quando vi arriva, o se ce l'avete adesso, usatela in chat. Almeno una volta scrivete un messaggio con la emote. Questo perché se la usate, poi vi sblocca il badge con il piccone, che vedo già qualcuno ce l'ha. Come Gabri. Buonasera, buonasera Gabri. Vediamo se. Eh beh, il badge non sarà istantaneo, immagino. Aspetto chat. No. Dai che si vedeva. Io qua c'ho la dashboard moderatore, non capisco una sega. Vabbè, comunque la emote è la emote da usare in chat, il badge è il simbolino di fianco al nome, sono dei simbolini commemorativi che si possono usare, mi sembra un massimo di 3, e dipende da voi, diciamo, quale volete usare. Di solito c'è quello delle sub, ovviamente, poi se volete potete metterci questo picconcino che posso dire non è bellissimo, non è un granché, però è un ricordo che quindi ci sta. Entro fine live vi verrà l'epilessia. Infatti, riduciamo se possiamo. Non esagerate con queste emote. Usate anche le mie, che sono belle. E grazie a Cilindro per i 22 mesi. Bentornato. Allora, oggi survival. Vi dico un po' di cose. Innanzitutto, 3 giorni di fiera alla survival potrebbe essere troppo. In realtà ce la accigliamo, ci sta, no? Non mi è dispiaciuto. Però sto preparando le cose nuove. Adesso che arriva giugno, iniziamo a fare qualche novità. Io ho in mente di iniziare, di provare Terraria. Quindi voglio fare una live su Terraria e poi vedere cosa succede, come va. E poi c'è una nuova serie che sto preparando. Che magari oggi vi spoilerò qualcosa. Vediamo. E Lucapio, grazie per il Prime, benvenuto. No, Terraria. Allora, Terraria. Vorrei provare a fare una live. Vediamo come va. La live verrà ricaricata sul canale dei VOD. Non arriverà sul primo canale. Non penso, anche volendola editare, non credo esca tanto bene. Quindi è così. Terraria so che è un gioco che ha molti affezionati esperti, quindi il backseating sarà devastante.
Probabilmente per quanto vorrei fare una blind run sarà impossibile, quindi penso che già mi arrendo ad accettare forzatamente i consigli in chat, ma vedremo, magari non è detto. No, Terraria da live, direi. E poi c'è un'altra serie per le live che sto preparando e vi ho detto, magari oggi vi faccio vedere qualcosina, eh. Poi, che dire? Oggi è uscita la pre-versione numero 1 della 1.21, io l'ho già installata, vi devo far vedere una chicca che non è emersa nel video dello snapshot. Mi hanno fatto notare questa roba dall'immagine dello snapshot, tra virgolette, e c'è una featuring molto interessante che ora vi beccherete. Tanto ho fatto dondolare tutto. Vi beccherete in anteprima live. Dopo, magari domani, non lo so, ne parlo anche sul canale. Non vedo l'ora che esca l'episodio di domani di Doki Doki. Se non la state seguendo, sul canale XL è uscita la serie su Doki Doki. Ecco, approfittiamone. Deep Canyon ha già capito tutto. Esatto, vedo che siete ben informati. E poi che altro vi devo dire? Beh, ah sì, allora. Innanzitutto, oggi è il 29, quindi siamo in live venerdì che è il 31 e poi sabato è il 1º giugno. Quindi, il 31... Ovviamente ultima live del mese, chiudiamo la classifica del top donator, eccetera, eccetera. E dal 1º giugno saremo anche in front page. Perché non so se ve l'avevo detto, avevano rimosso la richiesta delle front page per un periodo. Quindi ho saltato, ho perso un paio di mesi. Potevo averla già fatta. Hanno rimesso il form. Il mese scorso ci ho provato all'ultimissimo, ma era già tutto saturo, l'hanno chiesto a tutti. E sono arrivato tardi questo mese, quindi giugno, che è meglio, abbiamo la front page. E quindi saremo anche in, diciamo, usciremo nelle home page della gente. Intanto Nicola, grazie per i 29 mesi, bentornato. Quindi io, insomma, approfitterei per fare un po', per far tornare tutto quanto e da sabato iniziamo a portare le cose nuove, magari. Tocca non buttare i polli nell'abisso, è vero, non possiamo più buttare i polli nell'abisso. Lui è ancora arrabbiato. È ancora arrabbiato, sappiatelo, non mi ha perdonato, non mi perdonerà mai, ce lo teniamo così. È un po' fastidioso. Quindi venerdì survival? Questa è una bella domanda. Vediamo cosa fare venerdì, devo decidere. Detto questo, per chi chiede, mantello e casco. Lo ripetiamo. Ripetiamo tutto prima di cominciare. Potete droppare delle cose nuove di Minecraft su Twitch. Prima di tutto, il famoso mantello. Guardate 15 minuti di live. Questa live va benissimo. Tema Minecraft, drop attivi. Dopo 15 minuti avete i requisiti per sbloccare il mantello che non vi arriva all'istante. Ma se avete guardato 15 minuti almeno, vi arriverà. Ok? Non arriva subito. Vi arriva un codice con cui potete andare sul sito e riscattare. Ho fatto un video che spiega tutto. Il casco. Per ottenere il casco dovete o fare una sub di livello 1, prima sub, quindi se siete nuovi fate una sub di livello 1. Altrimenti, se non siete nuovi, potete ottenerlo donando almeno una sub. E vi arriva un casco esclusivo per la Bedrock Edition. E grazie anche a Lorenzo per i 2 mesi. Bentornato. La emote, guardando 5 minuti di live, ve la sblocca. Vi arriva quando vi arriva. Vi arriva questa emote che è Splode. Quando avete questa emote, scrivetela in chat. Scrivendola in chat, non vi arriva subito, ma vi arriverà il badge del piccone che potete mettere di fianco al nome. Ok? RVM, grazie dei 14 mesi, buonasera. Come va? Bene, tutto a posto. E
Andrea, grazie per i 52. Dovrei studiare chimica organica, ma non credo di avere voglia, quindi credo che non lo farò. Signor Harry, come stai intanto? Bene? Tutto a posto, dai, tutto a posto. Se volete vedere se avete la emote o meno, guardate nella lista delle emote. Se ce l'avete, vi esce lì. Senza scrivere codici in chat che non servono a niente. Ok? Bene, abbiamo detto tutto, adesso vi faccio vedere la chicca. Allora, guardate bene, bene, bene questa cosa. Avete presente quando, che ne so, escono gli armadilli? Tu vuoi farti una farm, ma gli armadilli qui non spawnano, quindi devi andare lontanissimo, cercare gli armadilli, portarteli a casa. Te ne servono due. Allora, te ne porti uno a casa con la barca, ma il secondo lo devi portare con un altro viaggio. Che palle. Oppure, avete presente quando l'altra volta ho dovuto spostare il villager e il pillager fino alla stanza sopra? E ho faticato un botto? Bene, guardate questa novità. Sembra una mod, ma non lo è. Esatto. Ora possiamo trascinare le barche con il guinzaglio. E se ve lo state chiedendo, se ci sono dei mob sopra, potete farlo. Certo che potete farlo. Andiamo a fare una prova. Cerchiamo dei mob. Va bene, tornato Cin Cin, grazie della livello 3 di 37 mesi. Non so che dire, ti ringrazio per questi 3 anni che mi hai intrattenuto solo su Twitch. Nel senso che questi 3 su Twitch più gli altri o solo su Twitch negli altri posti non ti ho intrattenuto affatto. Comunque, grazie Cina, a parte gli scherzi, hai 37 mesi, livello 3. Buonasera. Bentornato Aiden con i 55 mesi e bentornato Nick con i 19. Buonasera anche a voi. Allora, vediamo se abbiamo dei mob da testare velocemente. Ah, tipo questi maiali qui. Puoi andare nella barca? Perfetto. Guardate, eh. Sono entrati tutti e due, ok? Ci sono due mob nella barca. Ok, se prendi il maiale esce. E vabbè, fin lì. Come faccio a dirgli che voglio prendere la barca adesso? Questo è un problema. Dovremmo fare diversamente, mi sa. Aspettate, eh. Sì, devo aprire l'hitbox, forse hai ragione. Vediamo. Non sono così? Con la B. Ok, a posto. Con l'hitbox sono riuscito a cliccare la barca. Guardate. Trasciniamo la barca con due maiali sopra. Però dici, vabbè, io voglio altri mob, no? Ho bisogno di portarmi un sacco di mob a casa. Bene, loro sono già sulla loro barca. Qua prendo la gallina. Prendo la barca e via. E ce li portiamo tutti via. Certo, non è comodissimo. Non puoi andare in salita. Però tecnicamente io dovrei poter fare anche così. Si stacca l'elitra perché ho usato il razzetto, quindi mi sono andato troppo veloce. Però, ragazzi, se io faccio così, vediamo se riesco a farvi vedere, perché l'ho provato in creativo, ovviamente. Vedete? Lo riesce a trascinare. O comunque io potrei venire in acqua adesso. Entro in una barca, leggo le altre e me le porto via. Cioè, è una figata inaudita sta cosa. Grazie, gallina.
Non mi servi più. Sparisci dalla mia vista. Così detto, pesce? Non ti è piaciuto quello che ho fatto? Non mi interessa. Ho lanciato per sbaglio la mia barca? Sì. Eccola. Sei vero ma giusto? Beh, sei vero ma sbagliato in realtà. Ora le barche almeno possono attraccare veramente ai poli. Sì, ai poli. What? Ai moli. Non volevo ucciderlo! Questa volta ho sbagliato. Vabbè, senti, già che ci siamo. Ma che avete chiamato i rinforzi? Bastardi. Come hai potuto chiamare i rinforzi? Codardo, vieni qui. Mamma mia, oh, non ci si può più fidare di sti maiali. Bene, torniamo a casa. Possiamo attraccare davvero le barche. Esattamente. Io posso andare al molo, mettere la barchettina, legarla alla staccionata, volendo sì. Certo, non è che la barchetta se ne va. Però si può fare. Magari questa cosa porterà anche ad alcune buildacche. Anzi, proviamo a farne una subito. Magari di giorno. Hai mai pensato di lavorare come macellaio? Fatto curioso. Tanto mango mangiato, grazie dei 24 mesi, bentornato. Un fatto curioso è che io ho un parente che è macellaio. Però non potrei andare a lavorare da lui perché non è per niente vicino. Allora. Qui tipo ho delle staccionate, potrebbe essere l'ideale. Ehi, via di qua. Tu soprattutto, via dalle balle. E riattiviamo i mob, che sennò non sento niente. Ok. Allora, guardate un po'. Se io metto una barca qui e leggo la barca alla staccionata. E poi la barca me la porto qua. Che succede? Si spacca. Ok. Però se non ci sono sopra, per me rimane. Secondo me si può fare. Peraltro. Ok, no, essendo che ha due posti, ho detto, magari si attacca due volte, no. Perché questo mi è rimasto qui? Bug visivo, dite? Proviamo a ricaricare le texture. Non è visivo, sono rimaste legate. Metti caso che si sono buggate e in questo snapshot restano lì per sempre. Coi comandi tecnicamente si possono mettere così. Magari abbiamo appena scoperto un mega easter egg, chi lo sa. Oggi ci mangiamo il pollo a caso. Incredibile che ora che hai finito di catturare i mob, hanno reso più semplice catturare i mob. Ma è giustissimo, cioè è sempre così che va. Sempre, sempre. Non c'è modo di non avere sfiga nella vita. Allora. Sto pensando come fare il test che vi stavo proponendo. In realtà mi basta avere una fence e posso provare. Possibile che io non abbia una singola fence pronta? Sto
Sono sulla Koblemon con Charizard da livellare fino a livello 70. Bravo che mi hai ricordato una cosa. Ho spammato un po' in sti giorni. Ho fatto uno short, un TikTok e un reel. Il server della Koblemon. E short e reel di oggi, quindi non so. Lo short non è andato bene. Ma il TikTok è andato virale. Abbastanza. Quindi sono arrivati un sacco di nuovi player nella Koblemon. Io ne approfitto per ricordare che la Koblemon è un server di Minecraft con i Pokémon, nostro server, aperto a tutti i player Java, anche non sub. Se volete giocare con la Koblemon insieme ad altra gente, è il momento perfetto perché c'è il server che è stato bello riempito dallo spammino. Prima erano un botto dentro, ma ragazzi, io ve l'ho sempre detto. Quando mi dite Eren, ma sul server non ci sono più i player di una volta, io tranquilli, state tranquilli. Che è un attimo popolare un server, non ci vuole niente se vuoi. Adesso abbiamo aggiornato, fatto lo spammino e sono arrivati tanti bei player. Non è così difficile se fai le cose fatte bene, no? Ogni tanto bisogna passare questi cicli e fare così. Spammare il vanilla arriverà il suo momento, però il vanilla è only sub, quindi questo rimane. Non è che posso mettermi a fare i video e dire entrate, è only sub. Lo possiamo dire nelle live, appunto. Allora, voglio provare a fare questa cosa. Se io metto la barca. Questo qui. La leggo. E la spingo, senza salirci. Esattamente, ragazzi. Abbiamo già hackerato il codice. E se io adesso ci salgo sopra senza sedermi, cosa succede? A posto. Si può fare. Puoi appendere delle barche alle staccionate. Molto cursata come cosa, ma si può fare. E intanto ai Dragon, grazie dei 55 mesi. Bentornato. La base sotto la bedrock, esattamente. Solo che adesso me ne sono andato. Dov'è che l'ho lasciata? Che non voglio mollarla lì. Dov'è che era? Eccola, è lì che rimbalza. Madonna. È tipo mezza buggata. Sì, effettivamente non so. Ah, ma è tornata su da sola? È rimbalzata tornando su. Questo era molto strano invece. Bisogna proprio appenderla tipo staccionata in alto, lei appesa sotto nel vuoto così che non rompa le palle a nessuno. E Manu, grazie per i 23 mesi, bentornato. Con il bambù puoi fare punti belli. Con il bambù puoi fare. Dici di appendere delle barche di bambù? Non saprei, eh. Bene, torniamo indietro. Torniamo indietro. Cos'altro vi volevo dire? Vediamo un po'. Niente, mi sa che ho detto tutto. Ma prima di rientrare. Oh, non diciamolo troppo ad alta voce. Ma le lead qui sono rimaste. Ok, ho perso un po' di lead di mio, fa niente. Però queste qui che ho messo come dettagli sono rimaste lì da sole. Non so cosa stia succedendo. Io non le tocco, le lascio lì. Metti che restano perché è un bug dello snapshot. Abbiamo un'altra cosa rara nel mondo. E grazie Sciascia per la sub i 2 mesi. No, non è sempre esistito. Cioè, sì, c'è il bug che restano le lead, ma poi scompaiono subito dopo.
mi sembra strano, cioè sono già lì da un po', non sono ancora saltate. Mi sembra strana sta cosa. Dopo ricontrolliamo allora. Allora, qua c'è da sistemare un po' l'inventario anche, quindi andiamo giù. Mettili dentro la base. Possiamo provare a farne una in base, perché no? Intanto togliamo queste. Forse sì, forse riavviando il mondo si tolgono. E quella purtroppo è una possibilità. Però abbiamo già provato a ricaricare anche le risorse, ma è stato lì. Anche questa va qui, questi poi li portiamo su. Poi mettiamo via questi. Corno di capra, non ho la più pallida idea dove metterlo, quindi lo buttiamo qui a caso. Sì, piccolo, me li tengo. Questa va qui e questi vanno qui. A posto. Adesso facciamo la prova. Facciamo una prova dove però? Dov'è che potrei desiderare una staccionata così? Perché ho una torta? Perché è il mio compleanno! Vedi, non so dove trovare una staccionata. Ci sarebbero queste, ma... ho lasciato giù la barca. Allora, facciamo una bella cosa. Ricarichiamo, andiamo a vedere. Sono sparite. Sogno infranto. Niente. Ricaricare ha rotto tutto. F. Sabato, farei qualcosa di speciale per gli 11 anni? Vediamo, vediamo. Potrei fare qualcosa di speciale. Potrei. Sai fare che cosa? Potrei fingere di aver preparato una cosa speciale che avrei fatto comunque e dire che è per gli 11 anni di attività sul web. Però una cosetta ce l'ho, che forse vi spoilerò oggi. Se arrivano tante sub, possiamo anche fare l'obiettivo se volete. Se fate le sub, facciamo lo spoilerino. Esci i piedi, quello solamente su Telegram per il gruppo sub. Sto scherzando, Twitch non è vero, non è assolutamente vero. No, solo i moderatori. Niente, il gruppo sub no, solo i moderatori. Non si sa mai, poi magari vengo bannato prima della front page. Ma come non è vero, Marti? Mi ha anche detto: mamma mia, che bei piedi che hai. Mlmlml. Mi ha scritto MLMLML. Io non ho capito. Mi ha perdonato! L'Enderman mi ha perdonato! Che bello! Sì, siamo di nuovo amici. Com'è possibile? Cos'è successo? Non capisco neanche io. Semplicemente mi ha perdonato e basta. E gli alli maledetti che ci fanno qua in giro? Se ne vanno un po' a zonzo gli alli. Nico, grazie per la sub regalata a Selidonia. Grazie mille. Gli è uscito i piedi e niente. Allora, ragazzi. Detto questo, cominciamo. Abbiamo due strade da poter seguire.
Strada numero 1, continuiamo a lavorare alla stanza. L'abbiamo fatto ieri, l'abbiamo fatto lunedì. Abbiamo lavorato solo a questa stanza. Possiamo continuare a lavorare qui. Strada numero 2, andiamo dal calderone e chiediamo al calderone cosa preferisce fare. Ci proporrà uno dei vari progetti e lavoriamo quello. Che dite? Sto vedendo in chat cosa vince. Ok, mi sembra che è tempo di calderone. Ci facciamo questa calderonata tattica, ho capito. E allora si va il calderone. Outer Wilds lo sto amando, sono arrivato all'episodio della stazione spaziale. Bravo Paolo, bravi che vi recuperate le serie belle. Allora, prima del calderone, come la tradizione, abbiamo il nostro libro dei sub, segniamo tutti i sub che arrivano oggi. Quindi, chi è stato il primo? È stato Darkseid, eccolo qui. Segniamo tutti. Allora, se mi escono le tre al chamber, ve lo dico subito, le skippiamo perché dovrei tornarci per il disco, ma non ho assolutamente sbatta. Calderone lo sa, è già stato informato di non proporcele. Abbiamo bisogno di chillare oggi. Sì, sono belle le trial chamber, però le ho già fatte una dozzina di volte, cioè dopo un po'. Il fatto che non so quando andare a recuperare il disco. Perché a questo punto me lo faccio off camera. Registro i volte e mi tengo la clip di quando, se uscirà il disco, se no si piange. Seguendo la tua serie di Doki Doki non riesco a smettere di ridere vedendoti così in disagio e confuso. E meno male che in realtà non mi vedi perché non c'è la facecam, se no figurati. Allora, signor Calderone, salve. Salve. Per chi non lo sapesse, questo calderone è magico. Contiene tutte le idee che dobbiamo affrontare. Ne sceglie una random e ce la propone. Quindi, signor Calderone, ci dica cosa facciamo oggi. Gli interni del castello. Va bene, la ringrazio, signor Calderone. Grazie per l'input preziosissimo. Andiamo a occuparci degli interni del castello. Eh sì, oggi chill, ma anche tryhard. Anche perché l'altra volta abbiamo finito una sezione, quindi dobbiamo iniziarne una nuova. È stato molto diretto il calderone, sì. Non ci ho pensato un istante in più. Sapeva già cosa proporci. Ma d'altronde lui ragiona per... non si sa quale piano mistico. E noi dobbiamo rispettare la santità della sua parola. Che succede? Foca ha shoppato 5.000 Blaze Coins. Ma la ringrazio, signor Foca. È arrivato anche l'alert in live. Che bello, che bello. Grazie per la shoppatina. Se giocate al server della community e shoppate i Blaze Coins dallo store per aprire i cosmetics, potete scegliere, mentre sono in live su Minecraft, di mandare un alert speciale, che è quello che è uscito lì. Alert unico che esce solamente in questi casi. Quanto costano un K Blaze Coins? Non mi ricordo. Purtroppo. Sai che c'è? Circa, ma secondo me dovresti andare a visitare lo shop e dare tu stesso un'occhiata. Io non mi ricordo proprio, purtroppo.
Che poi in realtà ci sono tutti i pacchettini con gli extra, gli sconti, tatadac. Troppa fatica? Cazzi tuoi, Giacomo, io non mi ricordo. Pace. Allora, sono venuto qui per attivare il mob switch, eh. Questo l'ho già fatto. Andiamo di là. Questo portale è una farm, un circuito magico. Questo circuito permette di disattivare lo spawn dei mob ostili nell'overworld. Quindi, avendo tirato questa leva e avendo risettato tutto, ora noi torniamo nell'overworld e non ci sono più. Ci sono, se sono già spawnati prima, per carità. Però non spawneranno nuovi mob ostili. Adesso torniamo indietro e facciamo una cosa intelligente. A rigor di Fortnite, 1000 V-Bucks sono 8-10 euro. Lo so, però purtroppo non mi ricordo. Mi dispiace. Sì, tutto quel tryhard era per gli Enderman, che poi ci sono lo stesso ogni tanto, però li abbiamo ridotti tanto, eh. Nel vecchio snapshot, se tiravi un Enderpearl sentivi il rumore del portale del Nether. Buggatissimo. A proposito di Fortnite, Eren, quando la Warcraft? Giacomo, mi dispiace, non ho troppo sbatti dirti quando. Troppo sbatti. Eren, non giochi più a. Fine della cazzo di domanda. Non lo... Tritanosaurus. Non so cosa risponderti. A Lego Fortnite. Non l'ho più aperto. Eccoci al castello, quindi. Da sotto è davvero molto alto, eh. Chissà se è così che si sente una persona bassa che mi guarda mentre sono nudo. Vabbè, andiamo a vedere gli interni. Quindi, prima di tutto, questo è il nostro ingresso. Poi saliamo. Per ora stiamo delineando gli interni. Ok, non abbiamo arredato. Abbiamo fatto questa stanza l'ultima volta. E arrivati a questo punto, non ci resta che salire e occuparci della torre. Perché il corpo centrale del castello l'abbiamo fatto. La torre però sale ancora molto, come vedete, e dobbiamo decidere come rifinirla. Sì, quali sono i quadri nuovi? Li ho voluti mettere qui. Danno un bel tocco. La torre sull'isola la faremo a progetto concluso. Allora, io penso che, essendo questa la torre più grande, più alta, lì in cima potrebbe esserci una sorta di appartamento del re. E non c'è uno spazio esagerato, ma non dovrebbe essere neanche poco. Intanto la scala, in realtà, non arriva proprio in cima, ma arriva alle finestre, ovvero qui. Eccoci. E poi c'è tutta quest'altra parte. Quindi dobbiamo capire come suddividere bene questa zona. Allora, prima di tutto comincerei appunto dalla zona delle finestre. L'appartamento di E-Re
Blaze, bravo, bello, bel gioco di parole. Mi è piaciuto. Allora, per quanto riguarda il pavimento, potrei effettivamente utilizzare questo materiale. Vediamo, allora. A livello di deep slate non ho tantissima roba. A livello di stone, qualcosa in più. Poi, già che siamo qui. Piccolo screenshot per poi ricalcare lo stile delle finestre. Solo che mi sa che dobbiamo farci una farmatina adesso perché non ho proprio tantissimo materiale. Io penso che andrei di Deep Slate in questo caso oppure di tufo. Che dite? Deep Slate o tufo per fare il pavimento là in alto? Cosa mi conviene usare? Tufo. Allora, tufo. Sì, ho capito, ma dove cazzo l'ho messo il tufo? Dov'è? Dove sta? È su, è giù. Ma qua ce n'è un po'. Mi servono questi due. No, mi servono questi due. Questo no. Qua c'è un po' di tufo e devo andare giù in magazzino, ho già capito. Potrei fare un pavimento di questo stile. Ok, un pochino di tufo mi era avanzato, bene. Quindi facciamo così. Tutto polished. Metà così e altro metà levigato. Per ora. Ci dovrebbe bastare, no? C'erano degli stack fuori? Vabbè, ormai l'abbiamo fatto, va bene così. Un obiettivo sub, non lo so. Lo volete un obiettivo sub oggi per uno spoiler di una futura serie? Sì? E a quante sub mettiamo questo obiettivo? Ok, allora qua mi servono sicuramente questi. Ma in realtà anche molti di più per fare altre trapdoor. Proviamo. Voi vi tenete un po' bassi. Quante sub saranno arrivate per ora? Allora, vediamo, 15. 30. Siamo a metà, dai, 30. Adesso aggiorno l'obiettivo. E non è che poi se metto 30 qualcuno mi fa la donazione pazza subito, ci arriviamo in 2 secondi. Non lo so ragazzi se fare 30, forse dovrei fare qualcosina di più. Ti tocca rischiare? Vabbè, facciamo 36. 36 o 34.
Qual è il numero che dà più fastidio? 33. 34? Allora mettiamo 36, a posto.39 non dà fastidio perché 9 è 3x3. Quindi, boh, c'ha una sua eleganza il 39. Anche 36, però. Il doppio di 3 è 6. Merda. Forse dovrei fare 37 per dare davvero fastidio. Che dilemma. Ok. Mettiamo l'obiettivo, vediamo se... Eh sì, ma non si aggiorna. Dai, aggiornati, Pirletta. Niente, lo rimettiamo dopo. Allora, cominciamo a mettere i blocchi intanto. Vediamo come ci sta sto tufo. Lady Riwen, grazie mille per il Prime. Allora, adesso noi cerchiamo di unire tutto, così capiamo gli spazi. Ok, poi questa scala a chiocciola è molto grande, molto bellina, però penso che l'abbandoneremo per salire, perché sennò è un casino. Anche se... Forse gli farei fare ancora qualche gradino e portarla sopra queste grate. Mi sa che gli faccio fare ancora, sì, ancora 5 passi, 5 gradini. Perché poi succede questo. Che abbiamo da qua in su la torre libera per fare la casa del re. Questa prima parte è una sorta di scantinato, tutto chiuso. Poi sali, ci sono i finestroni con i balconi, figo. Lì puoi fare una zona giorno. Poi nella parte con le pareti bianche, lì si fa una zona notte, ci sono tutti i balconi, bla bla bla. E poi in cima ci sta anche un sottotetto. Oppure facciamo un tetto alto con le travi di legno, no? Potrebbe venire una cosa figa. Leonardo, grazie per i 34 mesi. Vediamo se posso aggiornare. Possiamo aggiornare, perfetto. Vediamo se questo spoiler si farà o meno. Questi suoni sono troppo asmr, comunque. Nel sottotetto ci potrebbe stare un richiamo al tuo studio, dato che il tetto potrebbe avere una pendenza simile. Ok, sì, ho capito cosa intendi. In realtà, vabbè, io non sono davvero nella Torre dello Stregone, come dico. È un tetto spiovente, però non è completo. Nel senso che immaginate questa parte del palazzo che ha un enorme tetto spiovente, e io sono, cioè, sotto, nel sottotetto, non nel sottotetto, sotto al tetto, però non è un sottotetto. Ci sono due stanze, una è mia e l'altra apparterrà ai vicini che stanno da questa parte. Con la mia che è più grande perché prende anche la finestra, che è unica. E dall'altra parte non ho neanche idea se abbiano fatto una stanza o qualcosa. Secondo me c'è tipo o un bagnetto, non so, un ripostiglio, non lo so. E
quindi immaginate che il mio studio ha il soffitto che è spiovente, però c'è un muro più alto e un muro più basso. Fai un buco e guarda, ecco. Sicuramente, mi sembra l'idea migliore. Zalmoxi, grazie per i 18 mesi. Bentornato. Allora, in teoria il pavimento è fatto. Non c'è molto spazio di manovra qui, però. Non so neanche se qui vogliamo realmente fare delle uscite. Certo che vogliamo fare delle uscite, che domande, andiamo a prendere le porte. La serie nuova sarà una serie versus. Manila, bella domanda. A 36 sub ve lo dico. Palle. E niente. E niente. Va bene. Matteo, buonasera. Buonasera, Matteo. Grazie per le sub regalate. Guarda caso, 19 sub, né uno in più né uno in meno. Chissà perché. Salutiamo il Divin Codino, Marrax99, il Pulcio, Stew077, 7 Samuel. Manu Boyita, Eric87, Sushimi39, Rusta420, il bro con numero non funny, Chaos, Simona, Aimfede, Simic83, Strozzi, CarlyT, Tony05, Tarvis e Jacopo Angel. Benvenuti o bentornati a tutti. In realtà ce n'è una in più. Perché 19, Matteo? Hai sbagliato, adesso dobbiamo rifare tutto da capo, per forza. Vabbè, dai, vi annullo un attimo. Che sfiga, ho un secondo tolto gli alert per non farli suonare per mezz'ora ed è arrivata la resub di Lil Sinaloa, 26 mesi, non è suonata, mi dispiace, però ho preso un istante che l'ho tolto. Bentornato comunque. Niente, spoiler raggiunto, adesso vi dico, vi dovrò raccontare questa cosa, vado a vedere se ci sono le porte un attimo. Realtà vi faccio anche vedere due screen. Qua mi sa che non ho delle porte. Prendiamo giusto questa. The Shade, grazie dei 27 mesi. Si passa per ritornare nel libro di sub. Purtroppo non riesco a passare molto in live perché l'uni mi sta rovinando. Non so perché ho letto rovinando. In realtà ha detto rubando vita. Ma se va bene, va tutto bene, mi laureo a settembre. Dai, buona fortuna. Spero non ti stia rovinando la vita. Allora, me ne servivano 8. Quindi facciamo così. E mi avanza proprio questo blocchetto qua. Sebi, grazie per i 9 mesi, buonasera. Tutto a posto, va tutto bene. Allora possiamo togliere pure questo e vi faccio vedere questi spoiler. Allora, sono due immagini, spoiler, diciamo giusti, leggeri forse, niente di troppo spinto, che però vi danno un attimo un'idea di cosa sto preparando. Ci ho lavorato anche oggi, in realtà è una cosa che sto preparando da penso almeno un mesetto, forse un mesetto e mezzo anche. Eccola. Bene, questo è uno screenshot del modpack che sto preparando, che in realtà è pronto, devo settare tipo i comandi,
o correggere qualche piccolo bug. E come state vedendo, a parte le shaders bellissime, questo modpack ha uno stile finto vanilloso. Perché cosa succede? Praticamente voglio che il mondo di gioco sembri vanilla plus. Ad esempio, qui c'è una Dark Oak Forest, ma gli alberi sono più belli. Ci sono fiori disposti diversamente, un tronco caduto. O tipo, questa Birch Forest è quella del Wild Update, ma che il Wild Update non ci ha mai dato. Però se notate, ci sono gli alberi diversi, i funghi sul tronco. Le foglie che cadono, i particellari tipo lucciole, tutto così carino. C'è una struttura volante là dietro. Quindi è così, deve sembrare una Vanilla Plus. Dopo il ritorno di Zeb vale tutto, quindi Blazecraft 5 e Half-Life 3 confermato. Chissà, chi lo sa. Quindi, cosa succede? Questo mondo. Poi avrà un sacco di mod. Ho preparato un pack che ha più di 100 mod all'interno, sperando che regga tutto. E si nasconde molto di più. Dimensioni, robe super fantasy, boss, macello. Ad esempio, solo andando sottoterra scopriamo dei nuovi biomi. Questo mi piace particolarmente. Questa è una grotta che ha come tema i licheni. Quindi, oltre ai licheni classici, ci sono funghi giganteschi, questi strani fiori, queste strane foglie. Molto carino. Bene, quindi, al di là dell'aspetto grafico, della giocabilità, delle chicche che ci stanno dentro, l'idea è un po' pesantuccia. Perché sarà una serie versus interattiva, ma che vorrei settare in modo da renderla giocabile a lungo. Cioè, tipo, non voglio mettere, che ne so, la donazione che ti spona la TNT in casa, ok? O queste cose qui. Qualcosa di fastidioso, sì, devo un attimo decidere. Magari la bedrock piazzata ci può stare. Magari la donazione finale ti cade una bomba atomica in testa. Ma proprio adesso è una roba che capita una volta nella vita. Perché vorrei poterla giocare. E per il mood del pacchetto, potrei chiamarla, potremmo definirla Blazecraft non 5. Ma Blazecraft versus, pensavo, quindi Blazecraft VS. È un progetto che pensavo di farlo da una vita e boh, potrebbe essere arrivato il momento di ibridare, diciamo, la Versus alla Blazecraft, quindi pacchettino con quell'impronta lì, no lore, assolutamente no lore, zero. Niente, niente lore, puro gameplay interattivo. Si fa in live e poi magari si montano i video. Vediamo, vediamo. Bene, questo è quanto. Poi la prima Blazecraft aveva tutte altre mod, adesso si è evoluto il gioco, anche graficamente è uno spettacolo, andare in giro, è bellissimo. Vediamo, vediamo, questa sarà la prossima serie che voglio aggiungere. No, Blazecraft 5 non. A parte che c'è già stata la quinta Blazecraft, ma era la 0 che chiudeva il cerchio, questa. Potrebbe essere considerato uno spin-off, diciamo così. No, vabbè, ricarico la carta anch'io. Vabbè. Cercherò di mettere cose che
che possano sviluppare il mondo. Cioè, sarebbe anche bello buildare con le mod per una volta. Ok, allora qui mettiamo le porte così volendo si può uscire. Anche se non sono veri e propri balconi. Sì, cuchina, quella è l'emoticon nuova. La faccia del creeper che esplode. No, oggi niente salti sul server. Allora, il server dei sub e la Coblemon aperta a tutti. Io la sto portando in live sabato. Il sabato. Magari questa volta la faremo il venerdì, non lo so. Vediamo. Ci penso un attimo, devo capire come organizzarmi le prossime live. Venerdì potresti fare la tua nuova skin. Anche quella è una bella idea per una live. Prima o poi ci buttiamo lì e facciamo anche quello. Ora prima devo prepararmi le idee e mettere insieme tutto, sennò. Cioè, arrivare impreparato non ha senso. Allora, per richiamare un po' i dettagli che c'erano giù, io farei qua. Quindi spacco questi quattro e gli metto questi. Perché in altri punti non riesco a fare lo stesso effetto, se no. Dai, carino, ci sta. Fare una sorta di staccionata qua non ha molto senso, non c'è neanche tutto sto spazio, quindi forse eviterei. Poi vediamo anche questa parte qui, perché ad esempio qua c'è una porta. Dobbiamo collegarla, ovviamente. Ok, allora, lato finestre, come le rifiniamo? Io mi sono fatto lo screenshot di come le ho fatte giù. Ok, però non è propriamente semplicissima la faccenda. Perché giù le ho circondate di trapdoor, ma io tipo già qui in mezzo non posso mettere le trapdoor. Se no devo scegliere o una o l'altra. Mentre qui, ad esempio, posso tranquillamente farlo. Qua bisogna fare attenzione. Tappiamo un attimo. 1° giugno, nuove serie, finale di Champions. C'è la finale di Champions il 1° giugno. Allora, io anche quest'anno dicevo, no, voglio vedermi la finale di Champions quest'anno, però sti cazzi, sarò in live. Anche perché è il 1° giorno di front page, cioè se la richiede poi non ci sei, sei un po' un pirla. Blocco di abete via. Adesso vediamo. Un'idea sarebbe di fare un'altra porta. Hai un'ulteriore porta qui. E poi niente, devo salire.
No, non farò live in più per la front page. Quello no. Allora, attenzione, in realtà sì, perché adesso che arriva giugno ci saranno gli eventi del Summer Game Fest, ora che ci penso, e qualcosa voglio seguirlo. Ad esempio, il Summer Game Fest principale mi sembra che sia, però è di sera, dovrebbe tipo partire alle 11. Mi sa che me lo seguo in live quello. Poi non so altri, devo vedere. Allora, qua facciamoci una crafting. Speriamo che esca la data di Little Nightmares, magari. Little Nightmares 3 e Silksong sarebbe bello. Sarebbe molto bello, ma boh. Ok, mi mancava qui. Bene, adesso bisognerà usare un sacco di abete. Ma è necessario. Quindi fatto questo primo pezzo. Qua ce ne sarà un altro che arriva. Potrei. Anzi, lo vado già a mettere così ci capiamo meglio. Potrei fare una roba così. Ok, qua rimane questo angolino un po' brutto che si riempie in questo modo per forza di cose. E lì ci si mettono delle statue, qualcosa di questo tipo, no? Qua sopra poi ci poggiamo un bel pavimento. Qui siamo nel chill, non dobbiamo fare chissà che numeri incredibili per dettagliare. Qua possiamo anche già valutare di fare una cosa così. E appunto sopra ci sarà il pavimento. Mignolo, grazie per gli 11 mesi. Da veterano di Terraria non vedo l'ora di seguire le live senza fare spoiler. Farei mai una classifica dei legni di Minecraft? Numero 1, abete, tutta la vita. Poi ti dico. Vabbè, dai, quercia. Quercia se la merita la seconda posizione. Poi forse ti direi mangrovia. Ti posso dire. No, anzi, Warped, Mangrovia Crimson, Dark Oak, Bambù, Acacia, Betulla, Giungla. Non lo so, però così mi sembra già abbastanza corretta.
Ah, e il ciliegio, è vero, il ciliegio te lo metto. Il ciliegio te lo metto penultimo. Cioè, il ciliegio è stata una bella aggiunta. Legno rosa ci sta, bello. Però, dove cazzo lo usi il ciliegio alla fine dei conti? Cioè, o fai le cose tutte confettose rosa, oppure non riesci a usarlo da nessuna parte il ciliegio. Alla fine la betulla dici. Non è un granché. Sì, ma qua l'ho usata. E ha funzionato. Il rosa è per le femmine. Vuol dire, cioè, se hai meno di 10 anni lo puoi pensare. Dai, se no, no, per piacere. Ginno Rossi, grazie per i 15 mesi. Bentornato. Perché non vedo il tuo messaggio? Ah, eccolo, visto ora. Allora, un bell'abete da battere. Sì, l'azalea non ha un suo legno, quello effettivamente è molto fastidioso. Anche l'albero di palude in sé non ha un suo legno. Cioè, potrebbero giocarselo e cambiarlo un giorno e fare che le paludi normali fanno il legno verde, ad esempio. Cioè, ci starebbe la perfezione. Le mangrovie lo fanno rosso. Posto. L'azalea verde, non saprei se fare l'azalea verde. Ci sta nelle paludi un bel verdino marcio. L'azalea, anzi, la palude verde scuro, l'azalea verde lime. Se c'è una logica di abbinamento dei legni ai 16 colori, potrebbe essere così. Ma i 16 colori più la quercia al legno base che rimane come diciassettesimo neutro. Potrebbe essere un'idea. Sì, poi mancherebbero un sacco di legni, però ad esempio quello giallo potrebbe essere. C'è già il bambù. Più giallo di quello. No, il legno verde scuro potrebbe starci bene anche nel land. Oppure nel land il viola. Però nel land ti puoi giocare anche due legni, potenzialmente. Oppure, se entrate nel server della Coblemon, che non è in questo caso uno spoiler, però per farvi un esempio, abbiamo una mod che aggiunge i biomi. E aggiungendo i biomi aggiunge una quantità incredibile di legno, di set di legno. Tanti, tanti, sono belli. Non sono fatti a culo, sono fatti bene. Ma poi fa un'altra cosa intelligente quella mod, che si chiama Regions Unexplored. Cioè, aggiunge la possibilità di dipingere le assi di legno. Quindi tu puoi avere il legno colorato di tutti i colori, oltre i legni che ci sono in vanilla, oltre i legni che derivano dagli alberi della mod. Ed è bellissima come cosa, perché hai un sacco di combo possibili. Hanno reso Twitch come TikTok. Allora, se usate l'applicazione che è cambiata, sì, però l'app di Twitch prima faceva un po' schifo, diciamoci la verità. Quindi se l'hanno aggiornata, ci sta. Peraltro, in realtà io direi GG Twitch, perché da che hanno messo l'aggiornamento dell'applicazione, io noto che ci sono più spettatori in live. Perché probabilmente tu in home page ti becchi anche live di persone che non segui, quindi scorri. E magari la gente scorre, mi ha trovato e ha iniziato
a seguire un po' di più o a fermarsi quel 5 minuti. Da che c'è l'app sono aumentati gli spettatori. Quindi secondo me hanno fatto una bella mossa. Poi magari è un caso, non lo so, magari è un caso. Cambiato il feed, l'home page è cambiato. Tu scorri come fossero short, TikTok, quelle robe lì, però sono live. Però secondo me Twitch, le live, se potete, se avete modo, seguitele da computer che sono pensate per quello, cioè è più giusto seguirle da computer. Allora, cos'è che devo fare io? Niente, me li devo portare su questi e basta. Più che altro è più comodo seguire da mobile rispetto al PC. È più comodo. Dipende dai punti di vista. Per me sarebbe scomodissimo. Ah, domani sai che faccio uno short. Niente video domani. Cioè, oddio. Ovviamente uscirà un video su il canale dei VOD, che sarà la live ricaricata. Uscirà Doki Doki. Sul canale principale no. Sapete, forse ci stava anche del legno grezzo. Forse sì, forse ci sta un po' di legno grezzo qua, per fare un po' di contrasto. Karen potrebbe portare Doki Doki secondo te? Non sto seguendo la serie, per ora, per potermi fare un'idea. Cioè, come persona sì, su Twitch, Doki Doki. Cioè, qualcuno lo ha portato, però lo preferisco video. Doki Doki è un gioco abbastanza pesantino. Non so se segui la Formula 1, ma ultimamente è uscito il nuovo gioco di Formula 1 e qualche giorno fa la Ferrari ha vinto. Allora, so della Ferrari, il gioco me l'avevate già detto, mi sa, però non sono appassionato. Stemma del piccone e emote nuova ci sono entrambe, vanno solo sbloccate, ma già sono disponibili. Cioè, c'è almeno chi le ha già sbloccate.
proviamo a fare una cosa. Ok. Mi mancano scale e mezzi blocchi in alcuni angoli. E poi ci siamo. Qua abbiamo fatto, manca lì. Esteban, bentornato. Grazie dei 9 mesi. Ah, e poi prima qualcuno mi ha detto che ho sbagliato le scale. Questa qui ho sbagliato. Facciamo una cosa, Marti, visto che hai messo un messaggio pinnato in cima, riesci ad aggiungere una righettina per badge emote? Ci sta? Così pigniamo tutto e siamo a posto. Anzi, probabilmente è meglio scrivere di quello che del mantello. Secondo me, ormai il mantello l'hanno droppato tutti. Ok, le slab verticali le aggiungeranno mai? Hanno detto di no. Vedremo. Vorrei dirti di più, però non si sa. Non è che è passato di moda, però chi lo voleva l'ha già preso. Va bene, allora qui abbiamo direi sistemato il sistemabile. Adesso andiamo giù a prenderci cose. Facciamo un attimo qui il legno. Questi. E questo. Vabbè, rip, caduto. Questo castello è altissimo, mamma mia. Ci metto 30 anni a scendere. Allora. Anzi, è inutile. Mi manca della Deep Slate, ho visto prima. Quindi devo andare per forza di cose a farmare un po' di Deep Slate. Peraltro sono le 10. Io penso che staremo ancora una mezz'oretta. Perché poi vorrei andare su Manor Lords, che non ho più cagato di striscio. Solo leveling l'ho visto, sì. L'ho visto e mi è piaciuto molto. Sto giocando da pre-release. Abbiamo già visto le barche con i lacci. Domani farò un contenuto corto. Un corto per parlarne. Dato che oggi nel video non c'era l'informazione. Comunque, da quando ho cambiato monitor, vedo molto più luminoso. Anche nelle caverne. Guardate che qua c'è un sacco di luce. Questa è la mia solita miniera da Deep Slate. Non so perché vengo qui, ma vabbè. Allora, intanto non è stato un upgrade, è stato purtroppo una spesa dovuta, obbligata, perché l'altro monitor mi si è fritto. C'era tutta una banda verticale di pixel che erano tutti glitchati, fritti. E quindi ho dovuto per forza di cose comprarlo. Tra l'altro, per tenere uno stile simile all'altro monitor, ho preso lo stesso marchio, un modello più recente.
Appena avrò tempo, devo farmi il fottutissimo negozio di Amazon. Perché quando mi chiedete, ma che mouse usi? Che questo com'è? Quello cos'è? C'è questa cosa molto pratica su Amazon che tu puoi farti una tua vetrina, un negozio virtuale, dove non è che vendi cose, ma metti tutti i tuoi link. E poi vi posso mettere il monitor, il mouse, tutto quanto. Però, siccome so già che è una roba che se la caga una persona al giorno, forse, e che mi richiede tanto tempo per farla, ho procrastinato. Però prima o poi lo faccio, così abbiamo anche quella cosina lì carina. E ci mettiamo tutte le periferiche e tutto quanto. Eh sì, un giorno quando le cose importanti saranno già fatte. Come prossimo gioco per il roleplay ti consiglio Supermarket Simulator, è una droga. Ma ho visto che lo giocano tutti quello. Cioè, se è una cosa che non è destinata a morire domani, che non è già passato di moda, magari ci posso pensare a farci qualche live. Chissà. Eh sì, temo anch'io che sia una moda passeggera. A proposito di mode passeggere, Palworld. Che in realtà, insomma, è stato un gioco gigante. Quest'estate, non si sa bene quando, ma uscirà l'aggiornamento grande. Io sono abbastanza in hype. Spero che torni un po' in voga perché lo voglio fare. Ah, e poi una roba che oggi mi ha gasato un botto. Io sapevo che i creatori di Subnautica stavano preparando un nuovo gioco, ma oggi ho visto un post che dicevano: condividete le domande che volete farci su Subnautica 2. Come Subnautica 2? Stanno facendo Subnautica 2. Tra l'altro hanno messo qualche immagine e era fighissimo. Subnautica, tanta roba, eh. Quello ce lo spariamo in live quando esce. Certo che lo portiamo, sei matto, ovvio. Ovvio. Subnautica, cioè, per me è stato un pilastro, Sub-Zero, ti aveva rotto in 2 secondi, ma per me è anche carino, però c'erano delle cose un po' strane, delle scelte un po' strane. Poi il finale aperto, non so come verrà ripreso. Allora, io in realtà devo scendere giù. Devo scendere qui. Vedete perché ho messo porte ovunque. Allora. Servono sicuramente questi. Questi per dopo possono servirci. Qua facciamo direttamente così. E questi possiamo lavorarli su. Bella per il razzetto sprecato. Classicone. Ma una bella pressure lì?
Vabbè, diabete devo farla. Beh, ci sta, è comoda. Sì, lo so, diabete sembra il diabete. No, di spazio abete, dai. Nuova challenge, ogni volta che sprechi un razzetto devi regalare una sub. Allora, se la vuoi fare tu, sono contentissimo. Io non credo di farla. Anche se devo regalare una sub perché voglio. Non so, non lo so, però forse voglio il casco di Twitch anch'io. Un Souls in live lo rifarai, tipo Lies of P, non per forza il DLC di Elden Ring? Allora, pro, i Souls considera che è il mio genere di videogioco preferito in assoluto ormai. Quindi, considerando che in live ci sono state delle difficoltà nel farli, mi piacerebbe poterli fare in video. Anche se in prospettiva un giorno, se ci avviciniamo di più al variety, sarebbe anche bello fare qualcosa in live. Ad esempio, un Elden Ring randomizzato. Cioè, sarebbe fighissimo da provare. Però non lo so, non lo so. Forse l'unica cosa, a parte le demo varie, potrebbe essere il DLC di Lies of P, perché ormai l'ho fatto in live. Quindi un giorno vedremo. Ho visto che mi è uscito anche a me il video di Graviar che l'ha fatto. Però, insomma, è da un bel pezzo ci sono le mod su Elden Ring e ho visto che si possono fare delle cose pazze. È bello, bella come idea quella, come sfida. Sì, allora, torniamo noi. Devo fare questi. E qualche murettino di questi. Quindi, per cominciare, dobbiamo aggiungere 5 blocchi. Così. Poi muretti. Su XL porterò Elden Ring, probabilmente sì. Allora, adesso ho già preparato tutto Doki Doki, ho già tutta la serie prossima pronta. E la prossima cosa a cui pensare sarebbe il riassuntone di Elden Ring, se decido di farlo. Perché adesso praticamente ho mezzo mese pronto. No, no, senza cam, senza cam. Come si equipaggia il mantello in game? John, guardati il mio video dove mostro anche quello, sia per Bedrock che per Java. Ho fatto un video apposta. Allora, come si parte a fare questa roba? Il me del passato non è che ha lasciato un tutorial per fare la scala. Il me del passato dava per scontato che il me del futuro si sarebbe ricordato tutto, invece no. Fottuto Eren del passato, sempre lui. Sempre a fare problemi.
Allora. Così, devo salire di un blocco e spararci dentro questo. Blocco e ce lo spari. Blocco e ce lo spari. Bene, poi. Qui. Che sono questi? Mezzi blocchi. Ma siamo sicuri che anche nella parte bassa fossero mezzi blocchi, che non ho sbagliato? Un po' di dubbio ce l'ho. E invece no, erano esattamente mezzi blocchi. Bene. Questa è una scala anche molto lenta. Però non mi dispiace come cosa, perché se voglio salire velocemente uso le elitra. Se sali le scale così, ti dà l'idea di essere ancora più alto il castello, perché ci metti una vita ad arrivare su. Ho fatto un video sulla scalinata, è vero? Quindi è un quadrato 3x3 senza l'angolo. Ok, quindi devo fare così. Bene. Adesso la parte in mezzo. Che cos'era? Blocco? È un mezzo blocco. Questo è un mezzo blocco. Che ha sotto una trapdoor e poi ci sono le trapdoor davanti. Bene. Poi sotto, esattamente qui, devo mettere ancora le trapdoor. Serviranno di più. Va bene, in realtà possiamo fermarci qui. Poi che altro mi manca da fare? Al di là di questi dettagli, niente. Devo fare le staccionate e via. Quindi.
Dovrebbero bastarci. Spacchiamo questi muretti al centro. Diventano tutte fence. E infine dettagli finali con le scale. Quindi ogni tanto una scalettina. Molto tranquilla. Ma anche così già va bene. Ok, abbiamo fatto. E invece no, non abbiamo fatto, mi manca un altro blocco. Perché io devo appoggiare il pavimento sopra il legno, quindi devo fare un altro blocco. Va bene. Allora, per la emote dovete vedere se c'è nella lista. È inutile che Jackets, cosa mi conviene? Non la scrivete, vedete se nella lista vi esce. Nella lista delle emote. Se lì non c'è, non c'è. Ok, allora facciamo l'ultimo. Quindi così. Ok, quindi qua poi faremo il pavimento. E devo andare a riprendere il tufo per quello. E poi ci siamo arrivati. Sì, se usate la nuova emote poi vi fa ottenere il badge del piccone. Non so quanto veloce sia darvi il badge, ma funziona così. Ok, qua dovrà essere una discesa rapida, un giorno. Per ora, tappo. Poi prendiamo questi. E riempiamo tutto. Ovviamente non bastano. Ora dovremmo averne in abbondanza. Quanti bits bisogna donare per avere l'emote BL Shrek? Oh mamma. Questa domanda molto strana, sai che non mi ricordo?
Allora, perché in realtà gli slot delle emote con i bits sono fissi, non è che puoi deciderli. Ci sarà scritto, no, da qualche parte. Allora, io ce l'ho scritto ovviamente nella mia dashboard. Gli slot delle emote sono impostati da Twitch, così, 1000 bit la prima, se li vuoi, se li hai, insomma. Quindi 1000 bits, 5000 bits, 10.000 bits, 25.000 bits, e cioè EBL CIR, EBL SH, EBL Flex ed EBL Shrek. Quindi l'ultima è 25k bits. Ovviamente Shrek l'ho messo alla fine perché non volevo ritrovarmi la chat intasata di Shrek. No, domani non c'è la live, giovedì non streamo io. Quindi poi la prossima è venerdì. Oh, guardate dove siamo. La mia futura dimora. Sì, ho voglia, c'è chi ha EBL Shrek. Non so se c'è qualcuno in chat con EBL Shrek, ma c'è gente che ce l'ha. E se la finissi così, invece? Suo senso. Questi li facciamo uguali a sotto. Ah, ecco, Jeff ce l'ha. Mamma mia. Da quanto tempo non la vedevo. EBL Shrek. Va bene, ragazzi, arrivati qui, io direi che possiamo fermarci per oggi. Ma facciamo un recap. Abbiamo quindi fatto tutta questa mega scalinata che ci porta alla punta della torre. In questa punta risiederà l'alloggio del re. Si parte dall'ingresso, dove possiamo mettere una sorta di scantinato, delle scale non così questa volta, quindi magari saliranno contro una parete, semplice. Quindi questo primo piano. Ingresso slash scantinato. E forse, boh, il pillar lo posso anche portare un po' più in alto, vediamo. Poi, dove ci sono le finestre, ci sarà una zona giorno, là sopra una zona notte, e facciamo tutto. Oggi abbiamo fatto l'allungamento della scala, abbiamo sistemato tutta quest'area qui. Oltre a continuare sopra, dobbiamo anche sistemare un po' l'interno di questa zona che è un po' grezzo e non so bene come farlo. Poi c'è questa porta che va capita un attimo. Castello dall'esterno, ve lo faccio vedere. Massa che mi metto qui. Eccolo. Anzi.
La mia prima casa non esiste più, ma l'ho riprodotta là sopra. Sarebbe quella lì, sopra l'isola volante. L'ho rifatta uguale, fedelissima, compreso di piazzamento torce. Ora, per intenderci, noi abbiamo lavorato lì, in quel punto. Vediamo se ho... Godo. Noi oggi abbiamo lavorato in questo punto, questa sezione qui. Ci manca di sistemare questa, che è già attraversabile. E la zona appartamento sarà questa. Cioè, dove ci sono questi buchi è l'inizio. Lì ci sono le finestre, poi tutto il resto. Insomma, ci sta, eh. Binocolo serve quando sei negli snapshot e non hai la mod con lo zoom. Penso che neanche in Scozia ci siano dei castelli così belli. Grazie. Ci manca il fantasma ho intenzione di metterlo. Però forse su un'altra torre, vediamo. Va bene. Allora, io adesso beh, ci fermiamo anche qui, magari. Cosa ho visto uscire? Santo cielo. Santo cielo. Fagli una sospensione più lunga, Marti, grazie. Il punto dove si lanciano gli assassini con la paglia, ma ce l'abbiamo per entrare nel magazzino comunque. Potrei trasferire Gorico, è vero? Non lo so. Va bene, dicevo, prima di concludere, libro di sub, segniamo tutti i nomi. Diciamo che trasferire Gorico è un po' una cosa impegnativa, non so se me la sento. Allora, Matteo ha donato ben 19 sub, quindi questi sono 14 e questi sono 5. Se Twitch è in background, funziona lo stesso. Vabbè, ma ragazzi, ma... Madonna, cioè... Per 5 minuti! Sono 5 minuti, zio! Ma guardati 5 minuti di live e basta. Dovete sempre cercare le scappatoie. Tieni, ti ha aperto 5 minuti, piuttosto vai a farti una cagata o qualcosa del genere, non lo so. E ti sblocchi la tua emote. E Esteban, ci siamo, segnati tutti. Ragazzi, finiamo qui. La survival, adesso vado a continuare Manor Lords. E se andate, ci salutiamo e ci vediamo venerdì sera. Se volete restare con noi, la live continua, ma non più su Minecraft. E aspetta perché DK arriva all'ultimissimo. Grazie per i 16 mesi. Ti segno subito. Ecco, fatto. Chiaramente adesso non potrete più droppare la emote, vi avviso. Ciao, survival.